Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questi giorni stiamo raccogliendo le olive da questi ulivi qui dietro di me. E una volta raccolte le olive, per ottenere il magnifico olio d'oliva si devono portare al frantoio. E una certezza al frantoio è quello che si deve aspettare. Tra il fatto che vengono scaricate nella vasca per poi macinarle e aspettare poi il tempo che la pasta di olive viene centrifugata e quindi si separa l'acqua dall'olio e ottenere l'olio. Per tutto questo almeno ci vogliono due ore e mezzo, quando va bene. E quindi nel mentre che si fa, si parla, e parlavo con un signore dell'agricoltura, dei frutti che c'erano in questo periodo, quindi anche dei melograni. Questo signore mi diceva che il melograno gli piace tantissimo, però non lo mangia perché è un po' una rottura il fatto di sgranarlo. Allora gli ho spiegato il mio metodo, che secondo me è un metodo facilissimo, velocissimo. E mi è venuta in testa l'idea di condividerlo con voi. Tutto questo lo facciamo dopo la sigla. Prendiamo cestino e forbici e andiamo a raccogliere melograni. Ed eccoci arrivato all'albero. Comunque è bellissimo, sembrano tante palline di Natale. Ecco il bottino e adesso andiamo a casa a sgranare questi melograni. Quindi siamo arrivati a casa e abbiamo qui i melograni raccolti. Serve una ciotola, un cucchiaio e un coltello. Prendiamo il frutto del melograno e tagliamo dalla parte opposta al picciolo, un taglio così leggero. Ok, togliamo questa parte centrale. Bene. E poi questa è la parte fondamentale, diversa, di tagliare in questi punti, in questi punti di separazione, diciamo delle falde, qui e qui, in questo modo, quindi qua, 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 e basta. E poi andiamo un po' ad aprirlo. Togliamo questa parte centrale. Guardate già che bello. Poi prendiamo la ciotola, lo giriamo così. Guarda che già cadono. E allora poi andiamo con il cucchiaio a battere. Ok, togliamo un po' di pellicine e via. Ne facciamo un altro, magari così, per così ci faccio un bel succo. Quindi tagliamo dalla parte opposta al picciolo, così. Questo taglio
serve per capire appunto dove andare poi a fare i tagli. Quindi uno qua, un altro qua, un altro qua, un altro qua, un altro qua. Prima togliamo però la parte centrale, così in questo modo. E quindi andiamo a fare i tagli qua, qua, qua. Apriamo. E andiamo a battere. A posto, diciamo che è quasi tutto pulito, in meno di un minuto sicuramente. Penso che sia abbastanza facile, ci ho messo meno di un minuto per ognuno, e basta fare qualche taglio e poi battere. Più maturi sono i melograni e meglio è. Quindi spero che vi sia stato utile. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!